Eccoci qua, coach. Allora, una partita veramente incredibile, difficile probabilmente anche da commentare. Credimi, ho perso il conto di quante volte ho scritto Agrigento non ne ha più, Agrigento non ce la fa più, però fortunatamente questa sera avete dimostrato per l'ennesima volta che il basket non è solo tecnica e tattica, ma c'è anche tanto talento, cuore, orgoglio e voglia. Ma assolutamente, direi talento e cuore sono le due parole che possono distinguere soprattutto l'ultima parte di partita, dove due giocatori come Saccaggi e Chiarastella, che sono stati in campo 45 minuti filati, sono riusciti comunque ad essere lucidi, perché nella parte finale in ogni caso abbiamo peccato probabilmente ogni tanto di stanchezza, ma quasi mai di scelte. Abbiamo messo tanto cuore, tanta voglia, sicuramente il canestro di Alessandro nel finale, che arrivava dopo diversi errori gravi che abbiamo fatto sia in difesa che in attacco, ci ha permesso di agguantare i supplementari, e nei supplementari ci siamo rimasti attaccati alla partita. Abbiamo provato a fare il meglio che potevamo, ovviamente sapevamo che anche Crema aveva giocatori usciti per falli e rotazioni un pochino più corte, ma siamo stati bravi a trovare canestri importanti che ci hanno regalato la vittoria. È stata una partita veramente molto molto intensa, un primo quarto che avete dominato, in cui Crema veramente ha fatto fatica a trovare contromisure, grazie soprattutto a Paolo Rotondo, che ha fatto un primo quarto eccezionale, poi è sparito un po' dal match. Avete trovato, come giustamente sottolineato, un grandissimo Andrea Saccaggi. Secondo te cosa vi è mancato per arrivare a vincerla nei tempi regolamentari? Ma ci è mancata la costanza in difesa, perché nell'ultimo periodo abbiamo fatto degli errori gravi, banali in difesa, in due iniziative di Pedersini che poi e nell'ultimo tiro da tre punti di Montanari, che ovviamente ci sono costate. Sicuramente nella seconda metà, quando Crema ha cominciato ad alzare un po' la pressione, a cambiare, abbiamo fatto fatica a trovare riferimenti giusti in attacco, siamo andati troppo su iniziative singole, abbiamo rotto un pochino quello che era stato il ritmo della prima parte di gara. Sono molto contento di come abbiamo iniziato, più che altro perché all'inizio abbiamo dato una prova difensiva eccellente. Nella seconda metà sicuramente abbiamo visto qualche carenza, abbiamo subito qualche errore di troppo nostro che non dobbiamo avere, su cui dobbiamo continuare a lavorare. Hai nominato prima Alessandro Grande, insomma, ha fatto una partita incredibile, una partita in cui non riusciva a segnare, anche i tiri forse più semplici, più suoi, più nelle sue corde, non riusciva a segnarli, è arrivato a quota 0 punti all'ultimo tiro e poi ha messo quella tripla che di fatto ha girato la vostra e la sua partita. Un supplementare meraviglioso, quanto conta avere giocatori così? Conta tantissimo, anche perché è stato un canestro che ovviamente ha inventato lui, e era l'unico modo che avevamo per poter agguantare i supplementari in quel momento. L'ha voluto, un bravo a lui, ma sicuramente un bravo a tutta la squadra. Ribadisco, i ragazzi sono stati eccellenti, soprattutto per la voglia, l'atteggiamento che hanno avuto e il fatto di non aver mai mollato. Nei supplementari, pur con energie ridotte a poche gocce, siamo riusciti comunque a trovare dei riferimenti giusti per attaccare in maniera disciplinata comunque i tiri che volevamo fare, e alla fine abbiamo portato a casa una partita che sicuramente è importante, perché una vittoria fuori casa in questo momento della stagione ci permette di guardare avanti con ancora più fiducia, e ovviamente adesso dobbiamo andare avanti partita per partita, non vogliamo guardarci indietro, però stasera festeggiamo questa. Ecco, nell'ultimo secondo del time out, del supplementare, hai provato a chiamarlo per disegnare uno schema che potesse portarti alla differenza canestri, migliorare la differenza canestri. Ricordiamo all'andata la vittoria di Crema sul vostro campo. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però forse possiamo dire che la torta è buona lo stesso. Assolutamente, sì, abbiamo chiamato time out per vedere se fossimo riusciti a fare un canestro che ci avrebbe permesso poi di ribaltare la differenza canestri, che credo che fosse corretta come scelta da parte nostra. Non abbiamo trovato un tiro aperto, anche perché abbiamo poi sbagliato nell'esecuzione della rimessa, però sicuramente la vittoria ce la godiamo lo stesso, perché è una vittoria importante per il nostro cammino. Arriva dopo tra l'altro un periodo di stop in cui abbiamo dovuto rinunciare alla partita contro San Giorgese a causa del Covid, quindi avevamo anche da smaltire un pochino questi 10 giorni di stop. Ce la godiamo e adesso guardiamo subito alla prossima. E allora, tanti complimenti, grazie mille, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie a voi, grazie a voi Crepi il Lupo.